Cartoonmix 2011, siamo nello stand di Ceano Comics per incontrare con grande piacere questo gruppo di giovani autori, presenza abituale in questa e in altre fiere, per presentare le loro proposte. Chiediamo subito a Michele quali sono le novità per Cartoonmix 2011. Allora, la prima novità è la nostra rivista, che ormai è la nostra rivista storica, tradizionale, è giunta già all'undicesimo numero. E è una rivista contenitore che raccoglie storie brevi di ragazzi che fanno parte della nostra associazione. È una rivista che contiene anche interviste, anche recensioni, e quindi è un prodotto completo, perché non raccoglie soltanto fumetti ma anche altre cose più sfiziose, interessanti, insomma. Su cui puntiamo molto quest'anno invece è su quest'altra cosa, quest'altro prodotto, che è Noane 01. L'anno scorso aveva riscosso un discreto successo il primo numero, e abbiamo deciso quindi che era in realtà un numero zero, una cosa particolare, che però ha dato il là alla serie, che ha dato il via a una serie, e che prosegue con questo nuovo numero abbastanza voluminoso, molto corposo, che è anche in questo caso una raccolta di storie che si mescolano insieme, creando un'unica storia, un unico percorso. Poi un'altra novità molto interessante, molto curiosa, ve la giro ai disegnatori, così ve ne parleranno più approfonditamente. È It's Fantastic. Allora, questo fumetto si chiama It's Fantastic, noi due siamo il disegnatore Gabriele e Delisa, sui testi di Enrico Martini, e questo è un fumetto che abbiamo presentato proprio in questi giorni a Cartoonmix di Milano. È un fumetto di 40 pagine, che si rifà molto anche allo stile manga. Ci siamo occupati entrambi dei disegni, quindi le tavole subivano un continuo passaggio dalle mie mani alle sue, quindi continui ritocchi per amalgamare anche i nostri due stili. È una storia abbastanza umoristica e leggera, c'è il protagonista che vuole diventare un fumettista come molti di noi, e però fa parte di suo padre ha un pastificio, e allora lui è costretto di notte a impastare il negozio praticamente, e non dorme mai la notte tra disegno e pastificio, e cerca di realizzare il suo sogno di diventare un fumettista. E però è un fumetto che all'interno di questa fiera ha un tipo di distribuzione, di presentazione, sì, un po' particolare. È un po' particolare, appunto, perché se girate c'è la pubblicità di Fantastic Cup Noodle, che sono i noodle istantanei che si trovano a tutte le fiere del fumetto, che infatti questo fumetto l'abbiamo realizzato anche insieme a loro. Quindi loro della Fantastic ci hanno, diciamo, sponsorizzato e promosso questo fumetto, che serve anche per pubblicizzarli, perché i noodle istantanei sono parte integrante del fumetto proprio. Benissimo, anche questo è un modo comunque per portare avanti i progetti, quindi si può o acquistare il prodotto e avere il fumetto, oppure solo il fumetto. E il cambio è un buono per l'acquisto del prodotto. Davvero interessante, complimenti per l'iniziativa molto particolare. Grazie. Grazie a voi per aver presentato le novità, e buon Cartoonmix. Alla prossima.